Ora parliamo di ancoraggio. Molti mi chiedono qual è l'ancoraggio migliore per la coda. Allora, innanzitutto non c'è un ancoraggio migliore, perché questo dipende dalle misure antropometriche, avambraccio e braccio, spalle, eccetera, eccetera, che ogni tiratore ha. Quindi, in conclusione, l'ancoraggio migliore è quello che ci mette in linea e che ci aiuta in modo ergonomico, quindi in modo biomeccanico efficiente, ad avere le linee in contrapposizione, e cioè spinta e trazione, su un unico piano che è quello verticale. Detto questo, io consiglio sempre un ancoraggio basso. Oramai i materiali permettono una messa a punto anche con uno string abbastanza basso, e quindi io posso permettermi di avere un ancoraggio, anche un ancoraggio basso. Qual è l'ancoraggio che io consiglio? L'ancoraggio che io consiglio è questo del pollice sotto il mento, questo. Prendo in questa posizione e vado in ancoraggio. Quindi cosa sento? Sento il pollice sotto il mento, in questa posizione. Il pollice sotto il mento, ci sta giusto. Sento questo pollice con quest'osso della mandibola. Mi basta un unico punto di contatto. E il resto lo fanno gli allineamenti, un contatto e gli allineamenti. Lo rivediamo. Ok. Ecco fatto.